Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII per Crisis perché parliamo delle ultime informazioni che sono state aggiunte con il data mining finale, dato che per l'appunto in teoria oggi pomeriggio a partire dalle 4 del pomeriggio dovremmo già avere l'evento nuovo, perché la notizia riportava l'orario 7 a.m. PST che tradotto nel nostro orario, risulta essere le 4 del pomeriggio. Non so se ci sarà una manutenzione o se effettivamente cambieranno tutto subito, però per il momento abbiamo ancora un po' di tempo. Infatti siamo in mattinata, ne approfitto già subito per augurarvi un felice e sereno anno nuovo. Noi ci rivedremo sicuramente all'anno nuovo con nuove programmazioni, nuovi, diciamo, nuovi palcoscenici, per così dire. Quindi avremo tante novità anche per l'anno prossimo. Oggi parliamo e andiamo a chiudere fondamentalmente il cerchio di fine anno. Quindi tutte le informazioni che abbiamo ricevuto per fine anno e che adesso potranno essere finalmente condivise. Partiamo subito con le skin. Queste sono le skin ovviamente di Cloud e Sephiroth per esteso, quindi abbiamo già il rendering comunque delle skin per, diciamo, per intero dei due protagonisti di questo fine anno, quindi Cloud e Sephiroth. E poi iniziamo a parlare ovviamente di ciò che caratterizzerà questo fine anno. Partiamo dal primo banner, che questo comunque è un banner che ovviamente verrà pullato con le gemme rosse, quindi gemme da shop, dove si avrà la possibilità di ottenere armi per praticamente tutti, tranne quelli di First Soldier, quindi Final Fantasy VII e Crisis Core, che vengono uniti praticamente in un unico banner. Quindi avremo la possibilità comunque di ottenere un bel pool di armi. Successivamente abbiamo finalmente le regole dello step up. Se vi ricordate, abbiamo parlato del banner step up la scorsa volta, quindi con le informazioni che abbiamo ricevuto la scorsa volta. Ora abbiamo finalmente il primo banner ufficiale di step up. Come funzionano solitamente i step up nei giochi gacha? Funzionano con o le gemme gratuite o le gemme shoppate, dove praticamente si può in un modo o nell'altro pullare, diciamo, all'interno di un banner speciale, però con un ammontare di gemme che varia nelle varie pool. Quindi si parte da un prezzo più basso con ricompense più basse fino ad arrivare a pullata normale, quindi con valore di gemme normale per una pool normale o comunque un po' più potenziata. Ecco, in questo caso abbiamo diversi step che, come potete vedere, praticamente ci consentono di ottenere il primo giro gratuito, quindi ottenere la prima pullata gratuita per tutti, dove si può ottenere una o più armi 4 stelle o superiore garantita dal pool gratis. Lo step 2, che invece va a costare 1000 gemme rosse, che ci consente quindi di ottenere un'arma 4 stelle o più, cioè una o più armi 4 stelle garantite all'interno del banner, sempre con 10 pull, quindi 10 draws. Step 3, stessa identica cosa, con solo 4 stelle o più che possono apparire all'interno del banner e ottenere anche come ricompensa 5 mithril ore per 2000 gemme rosse. E infine il terzo step, il quarto step, scusatemi, dove si avranno soltanto armi 4 stelle o più con una o più 5 stelle garantite col pool finale, quindi con lo step finale, e 10 mithril ore che vengono regalati. Questo step up banner potrà essere effettuato ben 2 volte, quindi ci saranno 2 cicli, quindi 2 loop soltanto. E se notate, sono presenti anche le armi nuove, sia di Cloud che di Sephiroth. Quindi questa potrebbe essere comunque una buona occasione per prendersi ovviamente questi pacchetti di gemme, anche perché in totale si andranno a spendere praticamente 3, 3, 6, quindi sono 12.000 gemme in totale, però sono comunque dei banner che possono effettivamente
risollevare un pochettino un account, proprio garantendo comunque le armi 4 e 5 stelle, e chissà, magari con la fortuna averne anche di più. Successivamente andiamo a svelare anche quelle che saranno gli step della campagna presente all'interno del gioco, dove praticamente avremo ben addirittura 3 banner diversi, dove si potrà ottenere almeno una 5 stelle garantita. Quindi avremo il volume 1, il volume 2 e il volume 3, e come potete vedere ogni volume ha praticamente delle armi banner diverse. Avere un'arma garantita 5 stelle è sempre una cosa ottima, è sempre una cosa positiva. In questo caso avremo diverse armi garantite, che ovviamente potrebbero uscire. Nel volume 1 ci sono la Heavy Hauser, la Bandage Sword, i Seaside, i Lifeguard Wraps e il Seaguard Collar di Red. Nel volume 2 c'è la Bold Eagle di Lucia, la Dark Heaven di Sephiroth, la Killer Hornet di Matt, la Pumpkin Lamp di Glenn. Quindi ci sono tante belle armi. E poi nel volume 3 ci sono praticamente le armi forse un po' più vecchiotte, perché abbiamo appunto la Sun Umbrella, la Maritime Sword, la Wing Edge di Sephiroth. Quindi abbiamo praticamente questi volumi con le armi dalla più recente alla meno recente. Infatti abbiamo il primo volume con armi di Halloween e barra Natale, il secondo volume con alcune delle armi di Halloween e poi le armi che sono uscite nel periodo Halloween, e invece il volume 3 che sono quelle periodo estivo barra autunnale di quest'anno. Quindi abbiamo comunque la possibilità di fare queste pool gratuite. Non so se verranno rilasciate tutte in una volta, ma credo che saranno in diversi periodi comunque della campagna, che avremo anche in concomitanza con l'evento di fine anno, quindi avremo comunque delle belle free pool. Successivamente andiamo ad analizzare anche il combattimento con il boss di Yuffie, che vi ricordo essere appunto il boss di questo evento speciale di Capodanno, che come potete vedere praticamente avremo praticamente il sigillo del nostro boss camuffato. Quindi non sapremo effettivamente quale sigillo dovremo andare a rompere, dovremo essere noi in grado di interpretarlo, comunque di capirlo, in base ovviamente a quanti ne riusciamo a togliere con un attacco solo. È anche vero che comunque il boss di Yuffie ha specificato di utilizzare sigilli circolari e armi di elemento fuoco, quindi non dovrebbe essere così complesso comunque sia riuscire comunque a identificare e o cambiare poi all'evenienza i vari sigilli. Quindi bisognerà vedere un po' come funzionerà bene questa meccanica. Successivamente abbiamo il banner ufficiale dell'evento, che come potete vedere abbiamo appunto il boss di Yuffie, che tra l'altro avrà anche una skin diversa, che chissà, potrebbe essere anche una sua skin nel momento in cui verrà rilasciata come personaggio. Arma di Glenn, che potrà essere ottenuta come arma free to play insieme a quella di Eris già presentata. Quindi abbiamo nuove armi free to play. Non si è vista nessuna skin, quindi bisognerà vedere se sarà disponibile anche una nuova skin, magari free to play, da poter ottenere all'interno di questo evento. Potrebbe essere carina come cosa, perché abbiamo due skin che si shoppano fondamentalmente con il banner. Quindi il banner di Sephiroth e Cloud, che ovviamente ci consente di ottenere la skin, però nessuna skin free to play al momento, quindi potrebbe essere particolare come scelta. Ultima notizia che vi devo far vedere purtroppo con schermo nero, perché sennò non si capisce nulla, è praticamente l'integrazione di due nuove icone generali, o comunque due icone generiche, anzi in questo caso, per quanto riguarda le materie Brave e Fate. Come potete vedere abbiamo le icone con due stanghette su, quindi doppio buff di attacco fisico e doppio buff di attacco magico. Non so
se effettivamente uscirà un upgrade magari per le materie di o magari usciranno per l'appunto delle materie proprio di Brave e Fate che ci consentiranno comunque di incrementare queste stats dei nostri personaggi. Potrebbe risultare una cosa interessante per alcuni, come Barrett, che per esempio potrebbe diventare un perfetto buffer magico fisico. Quindi, o anche Matt stesso potrebbe diventare un perfetto buffer magico fisico. Questa potrebbe essere una cosa interessantissima, soprattutto per me, che comunque ormai utilizzo soltanto Barrett e Matt come healer. Eris ormai non la sto più utilizzando, grazie appunto al vantaggio di avere un Barrett o un Matt all'interno del party che mi possa buffare danni fisici o danni magici all'evenienza. Quindi bisognerebbe vedere effettivamente come funzionano, perché avere la possibilità di incrementare attacco fisico e attacco magico con un personaggio come per l'appunto Matt o Barrett per me in questo momento sarebbe perfetto, perché posso gestire praticamente i power up di tutti quanti. Quindi vedremo che cosa si sono inventati praticamente all'interno del gioco. Potrebbero essere comunque delle materie nuove che verranno rilasciate con il nuovo, magari con i nuovi dungeon o magari con nuovi eventi che non sappiamo effettivamente dove sono, però ci sono presenti nel gioco. Io spero di avere presto altre notizie da poter condividere in modo tale da tenervi sempre aggiornati. Detto ciò, non c'è altro che dobbiamo dire per il momento, quindi godetevi questo evento di fine anno. Vi rinnovo nuovamente i miei auguri di un felice e sereno anno nuovo. Spero ovviamente di rivedervi sempre sul mio canale Twitch che trovate in descrizione, o comunque poterci ritrovare bene o male come abbiamo fatto anche quest'anno. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me anche in questo 2023, spero mi possiate accompagnare anche nel 2024. Io vi auguro veramente un felice e sereno anno nuovo e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!